Chiara Misurelli. Entrambi lo stesso tema, quindi sulle razze, e hanno scritto due lavori che sono stati tra l'altro pubblicati su Picae, al portale dell'evoluzione, quindi una è già un traguardo notevolissimo, sapete, è un portale che vi invito a seguire perché ci sono delle novità bellissime, e hanno scritto sulle razze umane, si sono aggiudicati ex aequo il primo premio, e Chiara, la motivazione della giuria è per aver saputo coniugare l'aspetto scientifico e quello storico, risultando molto originale nelle considerazioni. Ha saputo anche utilizzare un registro critico, scorrevole, estremamente piacevole alla lettura, calando perfettamente nella realtà attuale l'argomento scelto. Su clima e benessere. Purtroppo non c'è stata la seconda, questo e questi cambiamenti, questo è stato edito dal Liceo d'Ischia ed è stato proprio, contiene gli ultimi lavori sui cambiamenti climatici, il pianeta che scotta, quindi poi mi farebbe piacere che ne parlassimo ancora. Complimenti. Francesco Ferrandino si aggiudica ex aequo il primo premio per aver realizzato un articolo ben strutturato, pienamente rispondente all'argomento scelto, ricco di riferimenti che denotano sensibilità e attenzione alla ricerca. Francesco ha saputo dar voce a considerazioni di taglio scientifico e originali senza trascurare la conoscenza della cultura classica. L'assegno di €250 offerto dagli amici di Pietro e i libri. Questo naturalmente fatelo valere anche all'esame di Stato. Questa è una bella cosa anche da fare. Vorrei ringraziare anche gli altri ragazzi partecipanti che hanno scritto anche loro articoli sia sulle razze e anche sulla curva. Chiamo Daniele Del Neso, terza classico, è presente? Eccolo, grande. Per avere veramente tutto quello che abbiamo vissuto di isolamento alle spalle, per ricominciare a guardarci in faccia, a godere di clima culturale e di commistione, voglio dire proprio di buoni sentimenti e di interazioni umane, di cui abbiamo veramente molto bisogno. Spero di poter vedere anche il lavoro presto. Il nostro Salvatore Ronga che ha ripreso il lavoro in presenza, quindi In presenza, assolutamente. assolutamente Mascherinati, ma in presenza. benissimo, e quindi speriamo veramente che con l'inizio della buona stagione di poterci vedere ancora. Vi ringrazio.
tensione è forte, e soprattutto perché è ineguagliabile, diciamo, la descrizione che mi ha fatto Di Pietro, sia Giancarlo Di Meglio che Saverio Volta, che addirittura ci ha permesso anche di avere un'idea delle opere di Pietro Greco. Quando l'avvocato Di Meglio prima faceva riferimento a quell'accesso alla conoscenza che Pietro, diciamo, garantiva attraverso la propria opera, e a un certo punto hai fatto riferimento al fatto che portava con sé un libro di una biblioteca, ecco, io forse questa piccola testimonianza posso darla. Pietro Greco veniva all'Antoniana sempre con un libro per la comunità, un suo libro, e quindi l'Antoniana rimane sempre un punto di riferimento per gli amici di Pietro Greco e per tutte le attività del circolo George Sadoul, con il quale da sempre, diciamo, l'Antoniana collabora. Ecco, e lavorerà in sinergia con le scuole sempre per quell'accesso alla conoscenza, rispetto al quale abbiamo avuto un grande insegnamento proprio da Pietro Greco. Grazie. È un ricordarlo e apprezzare tutto l'enorme lavoro che ci ha lasciato, che ha svolto. Quindi scrivere di Pi Greco vuole insegnare ai ragazzi a ripercorrere proprio le orme di Pietro, e quindi di saper scrivere di scienza per la divulgazione, quindi per farlo conoscere anche gli altri. Quindi una prima tranche del premio si riferiva proprio alla scrittura di articoli di giornale tratti da tre dei temi che Pietro ha sempre trattato, quindi disarmo nucleare, quindi la curva del riscaldamento globale o il discorso sulle razze umane che non esistono. L'altra possibilità era quella di fare una recensione su uno dei libri degli ultimi lavori di Pietro, quindi Homo, tra arte e scienza, I quanti, la meravigliosa storia della meccanica quantistica, e Sul mezzogiorno d'Italia, quindi il racconto degli scienziati del sud d'Italia. I due lavori sono molto belli, sono veramente belli, vi invito a leggerli su Picaia, al portale dell'evoluzione. Quindi il professor Telmo Pievani, amico storico di Pietro, ha accettato di pubblicare questi lavori sul suo portale dell'evoluzione. Mi sembrano due lavori veramente innovativi, di estrema originalità e nel contempo anche di grande attenzione alla ricerca. Sicuramente inaspettato, diciamo che sì, sapevo che c'era tanto lavoro dietro, però non mi aspettavo di vincere. Quindi la gioia in questo e poi anche un po' di orgoglio per il liceo. Il tema era sulle razze, o meglio, perché oggi si può parlare ancora di razze o come evitare di parlare delle razze. Non mi dilungo sull'elaborato in sé, che è pubblicato su Picaia, eccetera. Però proprio ieri ho avuto la fortuna di partecipare a una conferenza dell'Angelicum, l'Università Pontificia, su lavoratori migranti invisibili e diritti umani visibili. Mi colpiva quanto fosse attuale e quanto forse il problema delle migrazioni sia diventato di sfruttamento politico, ideologico. Ecco, quello che noi vediamo, no? Porti chiusi, porti aperti, forse a volte riduciamo a questo la questione di questo che ho parlato nel mio elaborato, è solo la punta dell'iceberg. Dovremmo essere forse un po' più consapevoli di questa cultura del dialogo di cui abbiamo bisogno. Tra l'altro è quello di cui ci cibiamo, no? Guardando a Pietro Greco, guardando proprio al suo esempio, non mi permetto per la sua grandezza di parlare di lui, ma una frase di Sant'Agostino forse ci guida in questo: quero non ad firmo, cerco non affermo. Questo credo venga fuori proprio dall'umiltà e dalla grandezza di questo scrittore che mi ha guidato, ecco, nel comporre quello che ho dovuto scrivere. Di certo è una grande soddisfazione vincere questo premio, è stato molto importante per noi partecipare. Diciamo, la traccia di questo articolo di giornale chiedeva di parlare del perché non esistono più le razze, perché è inutile parlarne anche nella nostra epoca. E io, diciamo, ho affrontato questo argomento sia da un lato scientifico ma anche storico, del perché è nato questo termine, del perché non sussiste per nessuna motivazione né storica né scientifica né culturale, ovviamente per non parlare poi del lato umano, del perché è sbagliato parlarne. Come dicevo, è la storia del circolo quella di agganciare
gli studenti delle scuole superiori e proiettarli così verso il futuro attraverso delle proposte formative inedite. E quello che faceva Tonino Della Vecchia ai miei tempi, quando appunto nella mia scuola trovavo a fisse le locandine con le proposte culturali del circolo, che allora erano cineforum, c'era una scuola di lingua, c'erano le conferenze, ed è quello che il circolo ancora continua a fare, ed è quello che faceva Pietro Greco con la sua opera più paradigmatica, insomma, la scuola Scienza e Società, che come dicevo è un crossover di generazioni e specialità, discipline. Quindi sì, grazie alla scuola, grazie a Emilia Greco, che così come Pietro Greco continuano a mettere, insomma, mettono a disposizione la rete di relazioni che hanno costruito in una vita di lavoro, e la mettono a disposizione del circolo e della sua comunità.